Buongiorno, avete dei telescopi il cui tubo è troppo sottile e quindi si deforma in base all'inclinazione che assume nel puntare un oggetto? Adesso vi spiego che c'è un modo in cui è possibile rinforzare il tubo. Ora vi spiego come. Basterà all'interno inserire degli anelli di rinforzo belli resistenti e leggeri, naturalmente fatti d'alluminio, che possiamo tranquillamente inserire all'interno. Sono spaccati, quindi possiamo inserirla e si accostano perfettamente, divenendo un unico corpo. Vanno realizzati con la misura estremamente precisa al fine che il tutto funzioni. Adesso vi mostro come è possibile, da una piattina di alluminio. Ad esempio, questa è 30x3, 3 mm di spessore. Adesso l'andremo a sagomare. Ora andiamo a provarlo sul tubo. Una volta collaudato che tutto va bene, la misura è giusta, possiamo andarlo a trattare sulla superficie in modo che durante l'anodizzazione assume un colore veramente opaco. Perché è importante che non sia verniciato, perché la vernice si può staccare, cadere sugli specchi, eccetera. Mentre se anodizzato e per giunta anche opacizzato preventivamente, sarà di un nero opaco davvero notevole. Se avete anche voi bisogno di questi anelli, non esitate a contattarmi. Possiamo realizzare anche anelli molto più grandi di quelli. Naturalmente non possono essere piegate con quella calandra, ma con una molto più grande, ad esempio questo, un 60x5 mm di spessore. Vi ringrazio per avermi seguito, se avete domande fatele in descrizione e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!